Ber, tu devi essere Mastro Lindo. Sono King Burger, il re dei fast food. È chiaro che la cucina emiliana, tradizionale, ormai decadente e obsoleta, debba essere rivista. La sostituiremo con un brand più moderno. Daremo vita nuova alla vostra cucina. Sai che hai tanti di quei buloni addosso che mi sembrano una ferramenta? Sono contento che ti piacciano. Li ho comprati su Amazon. Nella giornata del Black Friday. Devi darmi la ricetta delle lasagne di tua nonna e tutte le altre ricette emiliane. Le trasformeremo e le riempiremo di salse barbecue e le venderemo in tutto il mondo. Offri coppe quando briscole bastoni. Voi emiliani amate la vostra cucina. Addestreremo le vostre razzdore. Faranno alle tigel il burger col cheddar e il gnocco fritto al bacon. E metteremo il lambrusco alla spina per il menù cheeseburger. È ovvio che non conosci le razzdore. Se chiedi a mia nonna un cheeseburger, ti dà uno smataflone che ti ribalta. In Emilia si dice: è meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe. Convinci tua nonna a darmi la ricetta delle lasagne. E se ci sei pure quella dei tortellini, diventeremo ricchi. Sarai direttore di tutti i fast food. Ma sai, Bomber, che proprio una bella bazza. Però la Gina, mia nonna, non ti darebbe mai la ricetta. È una all'antica, di quelle di una volta. E vedi, ti ha visto l'altra sera sui viali e ti piaceva anche, con uno che te lo picchiava proprio qui. E la vedo dura che adesso ti insegni a fare le lasagne. Brutta razzdora pettegola. Le vecchie emiliane non si fanno mai i cazzi loro. Si mettono a guardare dal balcone tutti quelli che passano e lo raccontano al mondo intero, nemmeno fossero su Facebook. Società agiti come uno che ha un gatto arrabbiato nel culo. In Emilia lo chiamiamo rusco. Quello che mettete nei panini. Quindi prendimo su e porta a casa.